Stabilizzazioni adesso, il tempo è scaduto, aspettiamo dichiarazioni dalla Presidente. Giovanni, bravo. Sì, Giovanni. Qui davanti al Ministero per che cosa? Per... al CNR, in effetti. Al CNR, certo. Davanti al CNR perché, aspettiamo... Non vediamo l'ora di essere assunti, nonostante la Presidente ci abbia mollato, perché tra un mese saremo a casa senza stipendio e con un preavviso tra l'altro brevissimo. Noi siamo gli idonei delle graduatorie, abbiamo superato dei concorsi, i fondi, le risorse quindi finanziarie sono presenti nelle casse del CNR. Tuttavia la volontà politica di mantenere questo personale che attivamente lavora in tutte le sedi italiane del CNR non c'è e aspettiamo impazientemente una comunicazione dalla Presidente in relazione a questo. E noi ti facciamo sapere che siamo del Partito Comunista e stiamo dandovi la solidarietà a questa piazza, che ci sembra doverosa, anche perché i lavoratori sono tutti, nel senso anche quelli precari, qui esatto. Sembra che non ci hanno diritti di mai di niente. Esatto, i diritti bisogna sempre lottare per i diritti continuamente, e questo lo dico a tutti, e non fermarsi mai, e purtroppo no, non possiamo fermarci adesso, 10 anni abbiamo lavorato per il CNR e adesso voglio continuare, tutto il gruppo di ricerca con cui lavoro è con me e lo stesso, le condizioni degli altri colleghi sono le stesse, aspettiamo risposte veramente nell'immediato perché tra poco il tempo è scaduto e dovremmo andare a casa se la Presidente non deciderà di far scorrere le nostre graduatorie. Ci sta alcuni lavoratori che ci conoscono bene, nel senso ci hanno invitato a darvi la solidarietà. Sappiate che noi saremo vicini a voi. Ringraziamo. Non siamo tanti, ma saremo vicini a voi. Diverse testate giornalistiche in questi giorni hanno pubblicato la situazione, hanno dichiarato la situazione pubblicamente e speriamo che i decisori politici ascoltino il nostro appello. Quindi grazie l'intervista, grazie. Ovviamente i sindacati, cosa pensate di fare? Io ho scelto di rimanere in Italia, per motivi familiari resterò in Italia e mi auguro che il CNR... Okay. Faccio la terza almeno, dai, ce l'abbiamo tutte e tre. La terza però qual era? Allora, il dialogo, le cose... Ah sì, questa è importante, quella del ritorno dei centrali in Italia. Dimmi, Si parla tanto del ritorno dei cervelli in Italia, ma a quanto pare non c'è accoglienza. L'accoglienza c'è da parte dei ricercatori italiani. Il problema è la mancanza di una continuità, di una... Grazie. Hai fatto? Di pingolo! Allora, come attrice nel caso non è... Niente, abbiamo portato la nostra solidarietà anche perché questa è una piccola situazione. Ti posso chiedere la cortesia se ti siamo perduti, non ti faccio rispondere? Niente, siamo pure una stagione della bandiera per la solidarietà dei comunisti e comunisti. Però vedo che non ci stanno altri partiti, non vorrei disturbare la piede. No, però noi ci avete chiamato voi, nel senso di darvi la solidarietà, sono contento di sindacarlo. Credo che il problema dei lavoratori è un problema. Allora magari la facciamo con le maschere, ci mettiamo più facilmente. Magari parlano più con cose generali, su
clima, capito? È interessante. Poi, voi so che già ho intervistato la ragazza. La signora chi è? Sì, una... ci sta riprendendo, Voglio essere riprendendo. È una... sono la segretaria, della Barro TV. Vuoi fare prendere? No, no, preferisco sono caso, sono ricercatrice, non sono una ricercatrice. Va bene, no. Allora. All'estero che mi ha penalizzato perché non ritenuta idonea ad accendere la stabilizzazione. Si parla tanto di ritorno dei cervelli in Italia, ma in realtà non c'è l'accoglienza c'è da parte dei cittadini italiani. Ho la fortuna di collaborare con brevissimi cittadini italiani. Il problema è la non continuità, la instabilità. Questo che cosa comporta? Comporta la discontinuità nel lavoro, perché il contratto per l'anno ce l'hai oggi, per una vita, ma con contratto l'altro non è detto che ci sia continuità. Quindi non hai la viabilità continuativa? Esatto, questo significa che noi ricercatori dobbiamo in qualche modo adattarci o addirittura reinventarci, soprattutto se abbiamo famiglia. Io per esempio l'anno scorso ho insegnato un anno, sono insegnato di scienze, per poi rientrare a CNR. Quindi è importante creare questa continuità, perché la discontinuità lavorativa influisce non solo sull'instabilità familiare, quindi sulla stabilità familiare, ma anche sul curriculum, perché non riesci a portare avanti la ricerca, non riesci a pubblicare come dovresti, quindi adesso lo fai tutto anche a livello internazionale. Nei 6 anni volessi capire consiglio nazionale del centro di sindacale, cosa farebbe lui? Io resto in Italia perché per motivi familiari ho scelto di vivere. E mi auguro fortemente che il CNR stabilizzi tutti i precari, compresi quelli come me che hanno avuto un'esperienza all'estero, comunque un'esperienza non nell'ente pubblico di ricerca italiano, ma un'esperienza che non è stata valorizzata, non è stata assolutamente valorizzata, anzi, per la fine della stabilizzazione il CNR non ha ritenuto idonei gli anni trascorsi all'estero. Cosa ti senti di consigliare ai giovani ricercatori italiani? Esperienza all'estero, io la riferirei, nonostante sia stata importante, e propongo di lottare per far valere i principi della Carta Europea del Ricercatore, ossia il valore dell'utilità del ricercatore. Potreste spiegare bene la questione, che è molto importante, che io la seguo da un sacco di anni. Sta fatto... La questione cioè... è ecco. La diretta interessata che magari ecco, ha... praticamente dice... noi abbiamo tenuto diversi concorsi, ecco. Io 3 in particolare, uno per un tempo determinato che è il contratto che ho adesso, certo. E 2 concorsi riservati al CNR, e siamo idonei alla stabilizzazione. Certo. E nonostante il governo abbia anche stanziato i soldi per stabilizzarci e chiudere tutte le graduatorie, il direttore generale ha detto che non li vuole utilizzare tutti e che prenderà solo probabilmente 50 precari sui 400 che siamo. Hai capito? E
quindi sostanzialmente c'è il fortissimo rischio che 350 ricercatori se ne vadano a casa, nonostante abbiano il diritto. Certo, e nonostante servano poi. Esatto, perché non nonostante abbiamo tutti conquistato sul campo il diritto ad avere un lavoro stabile. Certo. Questo non è proprio giusto. A un mese dal fatto che le graduatorie, dove risultiamo idonei, scadono.